Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di A Pesca in Fiume. Oggi affronteremo questo spot con la tecnica di pesca a rubagien. Una tecnica un po' particolare e soprattutto per affrontare questo tipo di corso d'acqua. Oggi ci troviamo su un canale con un alveo di circa 15-20 metri di larghezza, una corrente sostenuta e costante e una profondità media di circa 2 metri. Quindi un corso d'acqua che si adatta particolarmente bene alla caratteristica di pesca della rubagien. Affronteremo appunto questo corso d'acqua utilizzando la rubagien per la pesca con la vela. La vela è un galleggiante particolare che ci permette appunto di fare una pescata da fermo, quindi mantenendo la nostra esca appoggiata sul fondo sopra la nostra pastura. Questo ci dovrebbe consentire di catturare dei pesci importanti. Veniamo però alla preparazione della rubagien. La rubagien è una canna di innesti che arriva fino alla lunghezza di 13 metri. Oggi noi in questo spot utilizzeremo, una volta sondato, decideremo la lunghezza di pesca, ma penso che indicativamente sui 10 metri, quindi a circa 7 pezzi di rubagien. Per prepararsi però appunto bisogna inserire l'elastico nella punta, perché di solito i primi due pezzi della rubagien sono dedicati appunto a inserire l'elastico. L'elastico che funziona da ammortizzatore, quindi ci permette di pescare magari con dei monofili un po' più sottili e poter comunque avere un aiuto, diciamo, da questo elastico nel mantenere il pesce, nel trattenere il pesce, quindi nel poter recuperarlo senza grossi problemi, anche se si tratta di pesci di grosse dimensioni.